Voilà ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Farming Simulator 22 nella mappa Elm Creek. Ragazzi, oggi sono in compagnia di zio RobbyMel81. Ciao, ciao, non so come sono vestito però, devo andare a vedere. Allora, è rivestito con berretto rosso, maglietta verde e jeans, credo. Vabbè, intanto che... Esatto, intanto sì. Che lui si cambia, io vi ricordo ragazzi che in descrizione potete trovare un link che vi permette di comprare tantissimi giochi per computer scontati, ovviamente compreso questo. E poi ci sono i miei social, il canale di Zio Robby e così via. Date un'occhiata in descrizione. Quando potete. Allora, oggi che si fa? Oggi dobbiamo finire di trinciare. Tanto ormai era una cosa breve, poca roba c'era da fare. E poi ci abbiamo le barbabietole. Le famose barbabietole che Poddy mi stava per rovinare. Ecchi me. Ok, salta a bordo del cosino verde qua, quello che vedi qua. Ho messo il cappellino della Kron, che questo l'hanno messo adesso, guardami col cappellino della Kron. Ah sì, non lo sapevo. No, non lo sapevo. Il cappellino. No, non lo sapevo che l'avevano messo questo. Hanno messo un bel po' di cose nuove con la patch, hanno sistemato un bel po' di cose. Ma... mi pare che sia nuovo perché non l'avevo visto prima. Guarda, se non è nuovo è lavato con perlana. La più morbidezza. Esatto. Allora, vediamo un po' di finire. Qua ci stavo facendo la pula. Ci facciamo la bellissima pula per le mie, per farci l'insilato, poi ovviamente per le vacche. E poi passiamo al giorno successivo. E il problema, ragazzi, è che purtroppo non posso comprare lo zuccherificio perché sono troppo indebitato. Costa. Sono troppo indebitato. L'unica cosa che possiamo fare è noleggiare qualcosa per raccogliere almeno le barbabietole. Quello sa da fa per forza. Allora, non sai dove devi andare, no? No? Devi girare lì a destra. Sì, dalle vacchette? Ah, ho sì. Ho visto. Bravo, allora, io stacco questo che non mi serve più, lo vado a ridare indietro, è buona. Invio, bella roba, prima o poi la devo comprare, prima o poi, ma per ora che soldi non ce n'è, indietro la do. E quindi ragazzi, ora lì c'è da compattare e mi sa che vengo a darti una mano a compattare. Anzi, ci vado io a compattare, che c'ho il mezzo più adatto per compattare. Andiamo a compattare. Mi pare che... Hai visto quanto si fa presto con quel cosino che trovi per compattare? Io l'ho usato una volta, ho fatto prestissimo. Boh, quale? Il rullo? Quella specie di rullo, sì, quello che si accende. Ah no, quello che si accende mi sa che non l'ho mai provato. Comunque, mi sa che le barbabietole le scarichiamo qua, raga. Perché non si possono scaricare nel silo. Quindi per ora che non possiamo comprare lo zuccherificio, mi sa che le veniamo a scaricare qua al centro. Difatti io quasi quasi qui al centro ce faccio proprio. Perché tanto mai sterba, ma chi la usa sterba? Chi se ne frega? E dire che mi è costato un botto di soldi metterla. Mi è costato tantissimo. Vernice. Qual è? No, questa non è. Posto capo. A posto, tutta apposta, niente banca. Tutto posto. Tutta una supposta. Vado a posare, caro. E è caro, non è economico. Vado a posare, caro figliolo. Io qua, pio, ce lascio sto coso. Ci vado a fare una strada qua. Io vedere strani oggetti su tetti, ya? Yeah? Sì, quei strani oggetti mi portano soldi, ya? Yeah? Pannello solare. Esatto. Mi sa che qua allargo un po' la strada, va? Buona, raga, e noi qua scarichiamo le barbabietole, cioè non ho altre idee. Ho creato, insomma, un posto per... anche una specie di zona parcheggio, vabbè, insomma... Beh, tanto va meglio fare così che niente. La prossima volta però non faccio la montagna, visto che tanto qua dentro ce ne entra un botto di coso. La prossima volta ne faccio un po' più sempliciotto. Eccomi, cavalli. A posto, io qua sto al 97, 98, 99, 100, fatto, fatto. Ma come acqua non accettata? Eh?
Mi dice acqua non accettata. Oh, ma dai, questo bug ce l'ho nel multiplayer io. Prova un po' tu. A me mi dice acqua non accettata. Sì, io sto bug ce l'ho nel multiplayer e per sbuggare devo ripristinare il mezzo. No, a me mi dice acqua, ok. A me, boh, vabbè, è un problema del multi. È un problema del multi. Ora, tipo, me l'ha fatto mettere. Ah, devo tenere d'occhio solo... ma c'ho le uova da vendere nel caso io. Fammi vedere i prezzi prima che me sfugge. Uova, tre... ma li hanno abbassati i prezzi, si sa sta cosa, boh. Io non lo so se i prezzi mo torneranno quelli di 6.000. Io mi metto il pigiamino. Ma c'ho meno soldi di prima o me sbaglio? 3.000 e 8. Ha tolto un bel po' di roba. Boh. Ma che ne so. Oh diamine. Ok. Allora, richiesta elevata frantumatore. Non mi importa. Per ora. E devo pigliare a noleggio un macchinario per raccogliere le barbabietole. Che devo pigliare? Quello che costa lira di così, no? Per forza. Per forza. Ma tanto le barbabietole una volta nella vita le faccio, poi non le faccio più. Poi cioè, nel senso, quello trainato. No, quello col trattore non si finisce mai, no? Quello lo so. No. E che? Devo rimanere fermo qua tutta la vita, no? 3 metri. Oh, c'ho pure io il bug della balla nel negozio, eh? Sì? Cioè, io l'ho risolto con l'XML. Lo so, devo... È che io ho parecchie balle in farm sane, quindi non so qual è. Chiedi denaro. Oh. E ti sarà dato. Ah già. Noleggia 19.000 euro. Sì. Devo pure comprare, affittare la lama, eh. Pure sta gran rottura. Tecnologia barba. Ok, mo me la faccio. Quale devo pigliare? La prima andrà bene, no? La prima, la più piccolina. I 6.45. Sì, penso di sì. Non l'ho mai fatta qui sul 22. Ah, combinazione. Sì, è lei. Noleggio. Sta balla non è che si toglie dalle balle, no. Allora, va bene. Utilizzeremo il camion. Ma com'è che non lo trovo, sto mezzo che ho noleggiato? Oh! Io ho noleggiato la roba. Ma ci sei tu sopra? Ecco perché non mi ci fa salire. Ma io sto sul massi. Ma è strano allora, perché a me segna Robin Mel seduto sul veicolo, te giuro. Aspetta, tu stai? Eccomi. Io sto qui vicino a te. Ma tu lo vedi? Sì, ma io sto qui. Ma tu mi vedi a piedi? Sì che te vedo. Vedo uno seduto. Oddio, e uno... è un truffatore. Non sono io quello. È un truffatore, è un falso. Mettiti accanto, vada, va. È un falso! Che miseria! E mo come famo? Forse se ti disconnetti, magari si disconnette anche. Aspetta, quello falso. Esco dalla farm. Dalla farm, vediamo. Prova, perché sennò come cavolo famo qua? Ma come tu si fa guarda... uscire dalla farm? Eccolo. No, in caso ti disconnetti proprio. Sono uscito dalla farm. E lui è ancora là dentro. E ancora ok, allora mi vivo. Disconnetto. Prova, vediamo. Uscito. Madonna mia, raga. Ok. Puoi rientrare, perfetto. Era un falso, un impostore. No, ma io... quest'uomo è un impostore. Io ho temuto peggio, ho temuto che avevo noleggiato un qualcosa che non potevo usare. Dico, cavolo, mi ha fregato i soldi. Quell'uomo è un impostore. Oh, speriamo che ci ho azzeccato come mese, ho noleggiato sto coso io. Come cavolo è qua? Ah, così è chiuso. Oh Diego, ti spiego. Arrivano i nostri. Arrivano i barbabietole finalmente. Ma per forza bisogna usare sto mezzo, se no non si finisce mai. Meglio perdere 20.000 euro e via, che perché col coso piccolo qua ci perdo un'eternità a finire. Almeno così se finisce in tempo.
Tu stai, io mica ti vedo, sto in mezzo ai pianti. Io sto dall'altro lato. Ah, ecco, ti vedo. E sto in mezzo a sti pianti qua. Ma chi ci fa un coso di fertilizzante in mezzo al campo? Che non lo volevo sprecare, l'ho lasciato là. Mo ti apro il tubo. Così intanto puoi. Intanto puoi prendere. Arrivando! A posto. Echimes. Hercules. Buona, buona. Beh, così è un attimo, dai. Così famo presto. Esatto. Ah, sto carrellino impiccia, eh? Lo so. Tecnicamente è da spostare. Dagli una bottarella. Gliel'ho data una bustarella. Aspetta, gli do una spostatina. Dai una potatina. Mi dà fastidio con le manovre. Vai, vai. Quindi mo l'unica raga è che purtroppo non posso comprare lo zuccherificio perché soldi non ce n'è. E non ci stanno. Non ce ne fanno. Non ce ne fanno più. Almeno in teoria non credo. Chiamato la banca, ha detto signor Nick. No. già stiamo al massimo, mezzo milione di debito c'ho. Difatti, non c'è né chiedi né restituisci, non posso fare niente. C'era la finanza sotto casa. Mo quindi dobbiamo un pochino recuperare e poi vediamo. Dobbiamo un po' recuperare i soldi. Vabbè, appena le uova valgono qualcosa le vado a vendere. Anzi, a proposito, gli animali. Difatti le vacche c'è da occuparsene, sì. Giusto appena le vacche. Vabbè, ma nel caso se non mi vuoi stare dietro, Robby, ti porti a passeggi i cavalli. Qua. Ok, te lascio qua il cosino, eh. Sì, lascialo lì. Magari un poco più avanti perché devo fare poi la manovra. Buono lì, va bene. Portati a spassi i cavalli. Tutti e due. Anzi, famo così. Io ci metto l'operaio qua. Così io invece mi occupo delle vacche che gli do da mangiare. Andiamo. Come si chiama questo? Andiamo Umbra. Tutte qua sono le vacche. Tutte a mangiare. Oh, bellissimo. Oh. Proprio dove mi ha lasciato il carrello è meraviglioso. Meraviglioso. Sono entrata proprio. Ma esco dall'altro lato, che devo fare? Non avevo calcolato che potremmo. Che dovevamo. Che dovevamo uscire da là. Oddio, Vai, Umbra! Ma questo dove c'ho? Allora vado a pigliare un po' di. A proposito, ma io non ho. Ma io non ho insilato. O forse ce l'ho invece. Forse invece ce l'ho l'insilato. Abbassate. Assaltate. Assaltate. Ma che cacchio di problemi hai, zio Robby? Sono. Sto cavalcando Umbra che è un po' bizzarretta. È bizzarra, lo so, racconta bazzellette. No, ma sono caduto in un fosso, però va bene. Cioè magari trovi qualche bel collezionabbile. Al massimo trovo un sorcio. Effettivamente, guarda, se trovi collezionabili, mi sa che pochi me ne mancano che dovrei fare delle buone cifre. Allora, raccogliamo la pagliuzza. Allora, me ne bastano 3.500. Lo posso spostare con le mani? No, pesa ancora troppo. No! Completamente tutta un'altra cosa al fatto. Galopp, galopp, galopp. Ma hanno aumentato, me sa, un botto il volume nel gioco, eh? Sì, sì, sì. Cioè, mo proprio mi dà quasi fastidio. Confermotto, confermotto. Oh, ma già sto a finire di nuovo le balle qua. No, aspetta, le balle, un momento, dove le ho messe? E mi sa che le ho scaricate. Oh, Umbra.
Avevo fatto in teoria le balle, non mi ricordo dove le ho messe, quelle di paglia sono qua, ma le balle, quelle altre, non mi ricordo che cosa gli ho fatto fuori. Allora, qua non posso esagerare. Almeno Adesso non tocca a William, più eh. di 9.000. Buona. Mo' speriamo che c'è l'insilato pronto. Oh, William, William. Ai ai ai, le vacche, le vacche. Vediamo, speriamo che è pronto qua. No, 67%. Faccio passare ancora del tempo. Che me frega. Oh, buono. Buono, buono, buono. Ah, comunque mo hanno aumentato la velocità massima anche a 360 di base senza mod. Dai, mi manca il 4%. Dai, non fa capricci. Oh, sono le 17. A posto. Insilato pronto. E non mi serve neanche più il carrellino, raga. Perché tanto effettivamente basta caricare così. Una comodità. Non mi serve più neanche. Volevo dire il. Come si chiama? Non mi viene il nome. Il nastro. Ah. Non serve più. Con questo carico tutto. Ci sono alcuni campi che sono a strage di sassi o dei vicini. Sì, ho notato. Aumentati un botto i sassi con l'update. Che poi alla fine sai cosa? A me sti sassi quando li guardo nella mappa mi sembra il morbillo. Tutto a macchie. Ok, anche William è accavalcato, eh. Buono, oh. Li devi pulire, oh. Mi sa, tutte e due. Sì, sì. No, è Umbra pulita. Porca miseria, sto cazzo coso. Ah, William, che sei sporchetto. Qua. Ah, sentito che mi ha detto? Uh! Ah, che vedi, stai imparando a parlare, eh. Il cavallese. Il cavallese. Aggancia. Oh. E sto liquame. Robby, se vuoi te lo porti al biogas a venderlo sto liquame. Non so subito. Che farci. Non so che farci, quindi. Così intanto qua mi sono liberato, mi sono aperto la al strada. Biogas, eh sì, per forza, a chi lo vuoi vendere? Ma al bar qua ci fanno i cappuccini. Ma sì, guarda, lo puoi anche bere se ti piace. Quando mi riguardo, se vuoi. Allora, gallina, tutto a posto. Questo gli sto a dare il cibo. Qua c'è tutto. L'SR fa il brodo, è anche buono. Formaggio lo stiamo a fare, ecco, vedi, anche quello. Ora che c'è penso. Ah, ma qui buoni. Dentro c'è l'acqua. Vabbè, non è un problema. Tortellini buoni, sì. I tortellini col brodo, che voglia. Oh, veramente. Oh, ma ancora non ho scaricato manco mezza volta il coso qua. E com'è, oh? No, nel senso che Barba Pietra ancora neanche le ho scaricate, le stiamo a fa'. Strano. Ma e che ancora vuol dire che non si è riempito quello, boh. Ma qui sarà pieno, spero di no. Avvia scaricamento, ecco. Mi scusi, devo bloccare il traffico per ora. Speriamo che c'entra tutto. Ma tu hai capito a che serve poi il coso? Il mangime minerale, no. Lì io ce lo metto sempre, ma non ho mai capito se serve veramente. Io non ce lo metto e va tutto bene lo stesso. Infatti credo sia solo figurativo così. Io non ce lo metto, cioè sono 1.000 euro tanto per dì. Non ce lo metto più e le vacche non si stanno mica a lamentare. La resa non mi pare che è cambiata. Quindi attenzione, devo entrare, vai un attimo. Ah, devi entrare dentro al cosino. Già. Ok. Scarichiamo. L'acqua l'ho scaricata, l'ho conservata.
Sto carrello poi da qua lo togliamo. Basta un po' di zucchero. E la pillola va giù. Un po' di soldi li togliamo di debito. Oh, io faccio un altro viaggio al biogas. Vadi, vadi, io vado a portare il latte là, è buona. Porta il latte al caseificio. E là. Un gran bel carico di barbabietole, non ci entrano tutte. A posto, dai. Con queste, raga, veramente ci dovrei, cioè, le utilizzerò solo per le torte, quindi mi devono durare un bel po'. Non ci farò altro. Altri soldini. Vai, vai. Io vado un attimo a scaricare ste barbabietole per ora lì per terra, perché non so dove altro metterli. Per ora ci accontentiamo e le mettiamo per terra. Va, passiamo per di qua, va. 1500 euroni. Per ora, raga, mi sa che le scarico qua. Ho fatto sto spazietto. Tanto è questione di un po' e poi le raccogliamo. Mi piace poco doverle scaricare qua, però... E Silo non le accetta. Perché sono grandi, sono grosse, boh. Cerco di fare un bel mucchietto. Un gran bel mucchietto di barbabietole. Ok. A posto. Buono, un bel mucchietto l'abbiamo fatto, qua va avanti, il latte lo devo consegnare a chi dico io. Ok, Robby, ci becchiamo in farm che possiamo concludere. Arrivone, arrivone. Tempo un attimo che scarico il lattino. Io un li secondo. Guamino, ma più o meno... Va, va, va tranquillo. Io scarico un attimo qua, se mi dice il simbolo, scarica latte. Formaggio buono, ce n'è tre. Tre pallet buoni, poi vedo di venderli. Ok, allora in farm. Buh, dove? Non lo so. Dove stai? Non lo so. Arrivo. Va bene, io mi trovo qua dalle vacche. Allora, ragazzi. Infatti lì sto arrivando. Va bene, allora, ragazzi, noi concludiamo che purtroppo il tempo è volato via. Come sempre, speriamo che il gameplay vi sia piaciuto. Vi ricordo che in descrizione trovate il canale di Zio Robby, un link per comprare questi e tanti altri giochi scontati, i miei social e così via. Quindi se vi va date un'occhiata. Ragazzi, vi salutiamo quindi. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.